Qua Carlo, mister, come si è lavorato questa settimana, che è una settimana particolare? È stata una settimana molto particolare perché tornando da Agrigento, da Trapani, con il risultato che tutti quanti sappiamo, è chiaro che il morale era un po' giù. La squadra ha reagito lavorando come sempre con massima intensità, proponendo grandissima professionalità come sempre, e abbiamo potuto preparare qualcosa che con oggi si conclude la settimana. Dunque, momento difficile, sì. C'è chi dice che arriva nel momento meno opportuno, c'è chi invece dice che forse invece il derby potrebbe essere invece la partita adatta, perché insomma magari un risultato utile nel derby potrebbe dare una spinta in più. Tu come la pensi? È una partita particolarissima, importantissima, dove ci teniamo tutti, dalla tifoseria al presidente, noi squadra, staff, tutti, per vari motivi, è normale. Il motivo principale è appunto una partita che ha una tradizione alle spalle importante e capita nel momento dal punto di vista dei risultati, il momento sbagliato, no? Perché magari quando sei in corsa e vieni da 3 vittorie, allora potrebbe avere un sapore diverso, un morale diverso. Però queste sono le classiche partite dove ti può cambiare veramente la vita. Ti può cambiare la vita perché dal punto di vista calcistico, perché facendo risultato come dobbiamo farlo si apre un mondo e possibilmente la squadra acquisisce in maniera molto veloce quelle che sono le consapevolezze, la bravura che magari qualche singolo non sta esprimendo perché avverte magari un po' di pressione. La settimana è stata vissuta in maniera molto tranquilla e serena e questo ci ha permesso di lavorare con grande impegno. Parlavi appunto della pressione, no? Forse uno dei problemi di questo inizio di campionato del Catanzaro è che insomma, non dico che non abbiano retto la pressione, questo no, però insomma una squadra giovane, magari con poche persone esperte, poche esperienze, insomma questo potrebbe avere... Ma questa è una squadra giovane e tengo a precisare, è una squadra giovane perché c'ha dei giocatori in età, ripeto, giovane, ma non è giovane dal punto di vista, è giovane forse per la categoria, qualche calciatore che magari è stato in categorie diverse e allora è nuovo per questa categoria. Catanzaro è una piazza importantissima e magari la pressione che ci può essere per abituarsi deve passare del tempo. È chiaro che se giochi in un altro ambiente tutto viene più semplice, ma questo fa parte del nostro mestiere, fa parte del nostro lavoro, quindi è chiaro che prima ci abituiamo a determinate pressioni meglio è. Mister, sicuramente lei ha parlato dei singoli, quella di domani, quella di là, degli esperimenti tecnici e tattici, una partita in cui ci sarà bisogno di intensità, di cuore, di grinta, che sono spesso partite che vengono decise dai singoli. Potrebbe essere la partita, magari io le faccio un nome, magari di Giampà, per ovvi motivi, perché è un catanzarese, perché vive la partita in una certa maniera e potrebbe dare qualcosa in più. Ma sicuramente Mimmo è un giocatore importante, a prescindere appunto dalla partita, però la partita in se stesso, questa è una partita che lui da catanzarese sente in maniera particolare, quindi potrebbe essere anche questa una soluzione. In settimana abbiamo provato delle soluzioni e dove c'era lui in determinati ruoli e dove non c'era lui, quindi stiamo analizzando un po' il tutto, però è chiaro che queste sono partite dove non deve venire un Van Gaal, con tutto il rispetto, o Mourinho a prepararla. Queste partite si preparano da sole, anzi in alcuni momenti devi cercare anche di tenere l'asticella della tensione un po' bassa, perché rischi poi di fare anche male. Lei l'anno scorso li ha vissuti già, insomma, il Catanzaro Cosenza, sa cosa significa, ha vissuto l'aspetto positivo e negativo. Io ho un brutto ricordo del derby di Coppa Italia, dove sappiamo tutti come è finito e sappiamo tutti come si sono espressi quelli del Cosenza, e quindi quello è stato un neo
che ancora un brutto ricordo che ancora porto dietro e ho grandissima rispetto della squadra avversaria, ma grandissima cattiveria dentro perché sappiamo com'è andata, ecco. Insomma, lei sa come si può battere il Cosenza, anche perché ci siete riusciti l'anno scorso con una giocata di Bernardo. Rispetto a quella gara, o comunque rispetto a quel Cosenza, che squadra ci aspetta domani e che Catanzaro vedremo a questo punto in campo? Ma poco fa dicevate sappiamo come si batte il Cosenza, lavoriamo, non sappiamo come si batte perché abbiamo provato determinate soluzioni come le stanno sicuramente provando loro e così si preparano le gare. E, dato che si tratta di una partita molto particolare, è chiaro che andranno messe dentro tutte le nostre energie in termini di risorse di corsa, di grinta, di cattiveria, di sacrificio. Questo è l'obiettivo, è vincere, non convincere. L'importante è vincere, ecco, come non attraverso il bel gioco o il brutto gioco. L'importante è vincere. Massimo, venendo un po' a quelli che sono gli aspetti, insomma, della piazza ambientale, insomma, un derby che si presenta in tono minore, no? Prevendita che va a rilento, inevitabilmente è anche dovuto al brutto momento del Catanzaro. Questo, insomma, ci si aspettava, insomma, immagino che voi aspettavate anche una spinta di più da parte del Ceravolo, che però potrebbe non esserci, o comunque potrebbe non esserci nei termini... Ma io credo che domenica ci sarà la gente... I tifosi verranno allo stadio a sostenere questi ragazzi, perché la partita, al di là dei problemi che ci possono essere, di risultati che non stanno arrivando, oppure determinati rimproveri che si fanno magari all'allenatore o alla squadra o al presidente, questa è una partita per tutti, è la partita per il giocatore, è la partita per l'allenatore, è la partita per il presidente, per la società, è la partita per il tifoso. Cioè, il derby si vince anche negli spalti, nelle curve, quindi questa è una partita dove tutti quanti, è una partita per voi giornalisti, è una partita per tutti. Questo è il derby che sono moderato, è il derby della Calabria, perché proprio quest'anno è l'unico derby, quindi è una partita che ha delle motivazioni immense, ma da tutti. Quindi sì, è vero, magari da quello che si legge biglietti venduti pochi, però penso che domani verranno a sostenere la squadra e questo è quello che mi auguro. Senti, inevitabilmente non si può anche non parlare di quella che è la tua posizione personale, no? Insomma, voglio dire, è inutile girarci intorno, anche tu sei sotto pressione, forse anche sotto, non lo so, sotto quesito, non sappiamo bene, insomma, qual è la tua posizione. Tu senti un po' questa pressione, senti, insomma, il peso di questa responsabilità? Ma quando nel 96-95 presi il patentino di allenatore, chi mi consegnò il responsabile dei corsi, all'epoca era quello di base, mi consegnò il patentino d'allenatore, mi disse complimenti e da questo momento sei in discussione. E quindi da quel momento che sono diventato allenatore sono stato sempre in discussione. È normale essere in discussione quando non ci sono risultati. Io da tecnico, da persona che ha studiato, studia e studierà questa materia, cerco di capire quello che sono i margini di crescita di questa squadra, e mi sembra anche che sia anche sotto gli occhi di tutti che le prestazioni nelle ultime due gare sono cresciute in termini di occasione da gol. Quando una squadra si dice che sia pericolosa, perché tu magari puoi tenere il pallino del gioco 80 minuti e magari non sei pericoloso mai. La pericolosità ti è data da dei dati che sono i tiri in porta, che sono i calci d'angolo conquistati, i tiri fuori, le punizioni conquistate al limite dell'area, e noi su questo siamo cresciuti un poco. E questo mi fa capire che siamo sulla strada giusta. È chiaro, ci manca il risultato, e quello dobbiamo far sì che anche attraverso il brutto gioco si riempia la casella dei risultati. Questo. Senti, parliamo un poco di calcio, parliamo un poco di quello che potrebbe dire il campo, no? Insomma, tu hai provato varie soluzioni in settimana, però insomma sembra che il modulo, quantomeno il modulo di partenza, potrebbe essere quello già visto, no? Insomma,
È quello che ci ha dato più garanzia in questo momento, perché l'ultima partita fatta a Trapani con l'Agrigento, con l'Agragas, e siamo partiti 3-5-2 e abbiamo prodotto e abbiamo creato determinati tipi di situazioni da gol. Non siamo riusciti a buttarla dentro. Nel secondo tempo, pronti e via, ci siamo schierati con un 4-3-3. Tiri in porta 0, occasioni da gol 0. Non abbiamo quella forza per magari esprimerci in questa. Questo è quello che ci sta dando più garanzie. Fuori ruolo, anche perché noi è vero che siamo a difesa a 3, ma in realtà siamo una difesa a 5, ma molte volte a 4. E fuori ruolo come giocatori in questa squadra ci sta soltanto un terzo di sinistra, perché è un destro. Poi il centrocampista che gioca a sinistra, la mezzala che gioca a sinistra, è un destro, ma gioca per cercare di venire dentro e arrivare al calcio, al tiro in porta. Questo fuori ruolo non c'è, e forse nella prima fase, nell'inizio, diciamo, di questo campionato, un fuori ruolo era Mancuso, dove a grande forza nell'uno contro uno l'abbiamo magari fatto lavorare spalle alla porta, che non è il suo forte. Abbiamo corretto qualche cosa, però ecco, questo è quello che ci dà più garanzie e la squadra si sta esprimendo bene, ecco, sotto questo aspetto. Forse però è un paradosso che col modulo che ci dà più garanzie poi alla fine prendiamo gol. No, queste sono questioni di equilibri, sono questioni di... abbiamo visto la tipologia di gol presi, e se magari non siamo disattenti nello scivolare, nel non perdere la marcatura, e lì possiamo dire la nostra. Vedi la partita con la Juve Stabia, no? E il giocatore che ha colpito in aria, Ripa, parlo del gol del pareggio, era uno contro 5 di noi in aria, e quello è soltanto disattenzione, che siamo esseri umani, può capitare, quindi non, per carità, non buttiamo la croce su nessuno, perché è normale che avvenga. È chiaro che se non fosse capitato magari parleremo di un'altra situazione, però ecco, questo è quello che sta succedendo. Poi lo sai, quando entri in un meccanismo negativo e poi vuoi o non vuoi, si ripresenta costantemente quella situazione. Dobbiamo uscire un po' da questo modo di pensare. Parlando un po' di singoli, Mancuso ha fatto bene in settimana, insomma, ha anche fatto qualche golletto, che non fa mai male, quindi insomma ti chiedo se ha intenzione di schierarlo, magari si mi dice anche dove. E poi Taddei, che è stato spostato di posizione Mancuso, sì. È stato impiegato come mezzala di sinistra, lui può fare mezzala destra o mezzala sinistra. E tra l'altro, con la partita, l'ultima di campionato che facemmo l'anno scorso con la Lupa Roma, lui fu schierato come centrocampista, come mezzala 3-5-2, come mezzala di destra. E mezzala sinistra ancora meglio, perché ripeto, è un destro, viene dentro e può arrivare alla conclusione, al tiro in porta, con più facilità. E lui potrebbe essere utilizzato lì, come potrebbe essere utilizzato in un cambio di assetto, anche come attaccante esterno. Mi sembra di capire che, insomma, seconda punta difficilmente lo vedremo Mancuso. No, potrebbe anche lavorare da seconda punta, sì, potrebbe anche lavorare da seconda punta. Una seconda punta molto staccata rispetto alla prima, ecco. Per quanto riguarda Taddei, Ha lavorato inizialmente in maniera differenziata, ieri ha svolto tutto con la squadra, come tra l'altro Ingretolli e Moi, e quindi sono tutti disponibili. Eccezione fatta, oggi valuteremo per un fastidio che ha avuto Calvarese durante la settimana. Dico, ma Taddei ha i 90 minuti o ancora no? Taddei, Moi non hanno 90 minuti ancora sulle gambe, e come non ce l'ha Agodirin, e fino a quando hanno gamba potranno lavorare. Vabbè, per me va bene.